Uova ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci qui oggi con Under the Waves o Waves. Dunque ragazzi, iniziamo oggi questo primo episodio su questo titolo. So che è un titolo abbastanza bello, un titolo dove dovremo andare in esplorazione lo scopriremo insieme. Detto questo ragazzi, andiamo subito con una nuova partita. Dunque, allora vediamo un po'. Nuova partita, scegli una slot. E allora, io direi quasi quasi il primo slot con questo primo stemma o più che altro adesivo. Base to capsule 12. Capsule 12, come in. You there, Stan? I'm sorry. Who is this? Ah, there he is. Why, if I'd known the big man himself was running my orientation, I'd have put a tie on. Oh, there's gratitude for you. The finest in unit trench deep sea fashion, and he talks about dressing up. How you doing, old man? Old indeed, but fine. Glad to have you back. Yeah, well, you're probably the only one. Let's just get this suit calibrated, okay? Drowning on my first day would be embarrassing. I mean the headlines alone. Oxygen and seals were signed off by the prep team. Well, great. My compliments to the tailor. Not just any suit, Dad. Packed to the gills with cutting-edge technology. Just means there's more that can go wrong. Forget about it. You'll be fine. All right, last thing, helmet and mic check. Check, check. This thing on. That'll do it. So how about it, lad? Ready to head back into the blue? You have no idea. Okay. All right. Just like in training. Nice and easy. That's the spirit. Don't forget, keep an eye on your oxygen. Try not to overextend the seals. Ok ragazzi, dunque per chi non lo sapesse siamo in fondo al mare. Dobbiamo iniziare a spostarci. Naturalmente ragazzi siamo su PC, quindi sto usando il controller dell'Xbox One per aprire e chiudere l'HUD. Allora, dobbiamo trovare Moon, entra nel bunker. Ogni tanto ragazzi ci saranno delle laggate, però non ci posso fare niente, anche se siamo più o meno intorno agli 80-100 fps. Allora, l'HUD è questo. Allora, devo dire che per il momento è tutto bello, figo, in acqua. Siamo praticamente a mille mila chilometri. Okay, that's a big deal. Wait till you see the rest of the place. Valve on the side there should pop it open. Allora, la valvola laterale dice. Allora, aspetta un attimo. Allora, eccola qua. Devo dire, ragazzi, che fa molto senso camminare in acqua così. Gira, 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 gira e dai. Allora, ok. La stavo girando un bel po' troppo veloce per poter far aprire naturalmente la porta. Che figata.
Ok ragazzi, allora scusate ma stavo sistemando un attimino il microfono, mi sono sistemato anche io un pochettino meglio perché devo dire che è abbastanza bello come titolo. Ok, ma possiamo, mi sa che non possiamo salvare. Oddio, abbiamo già un bel po' di signori, o meglio di animali sott'acqua. Cosa sono, dei granchi? Allora, audio è tutto quanto al massimo, l'audio. Sì, ok. Quindi al momento, ragazzi, abbiamo grafica alta. Si è ripreso un attimo. Diciamo che si è ripreso un attimo. Questo che roba è? Ah, ok. Informazioni personali continue. Allora, abbiamo... gli appunti personali, giornale di bordo, allora abbiamo la mappa, trova Moon, benvenuto nella famiglia Unitrench, o Unitrench, per prima cosa trova Moon, il sottomarino di trasporto, raggiungi l'hangar, entra nel bunker, poi abbiamo l'inventario con un bel po' di roba, appunti personali, questo stavamo vedendo, ordina per data. Allora, aspetta un attimo. La tua recente richiesta è stata approvata, anche se non so cosa ti ha spinto a farlo. Questo tipo, Stone Morai, o Morai, ora è sotto la tua supervisione come operatore offshore. Buon divertimento, addirittura. Allora, aspetta un attimo. Premi B qua. Perfetto. Ottimo. Dunque, cerchiamo di... Looks like a lift. Allora, visto e considerato che ci ha detto che si tratta di un ascensore, questo qui l'abbiamo già letto. They must have used something like this to get all my stuff down. Allora, forse evidentemente il generatore avrà bisogno di carburante? Diamo un'occhiata in giro, vediamo un po'. Se troviamo qualche cosa di interessante, ma secondo me no. Occhio. Madonna, sta ancora rotolando quella roba. Comunque, vediamo un po', giriamoci un po' intorno. Ma allora, aspetta un attimo, che roba è? Uno di metallo. Ma ragazzi, a dire il vero non so nemmeno se bisogna anche craftare. Aspetta. Craftare cose. Heavy. È pesante, sì. Aspetta, qua abbiamo un tunnel. Non so perché ragazzi, ma mi sembra che non abbiamo altra scelta. Perché se questa qui non funziona vuol dire che dobbiamo andare per forza di cose là. Fammi vedere un attimino l'HUD. Ok. No, perché sapete che cosa? Perché abbiamo pochissimo ossigeno. Dobbiamo stare anche attenti. It's darker in here than it is out there. Well, that's not right. Looks like something tripped up the fuses. Been a while since anyone's been down there. Hang on a moment, I've got maintenance on the other line. Dobbiamo stare attenti anche. There, lad. You're going to need to power up the place manually, so head on through to the generator room. Fairly sure I didn't tick engineer on my application form. Lucky for you, Unitrench had the lowest common denominator in mind when designing our facilities. There's a couple of Jennies in here with big old startup levers. Find, pull, voilà. Instant power. Whatever. But if this goes wrong, I'm not paying for it. Allora, come detto, dobbiamo stare attenti anche all'ossigeno. Allora, scansiona l'aria. Generatore principale 5 metri. E infatti l'abbiamo pure trovato. Però qui invece... stuck fast. Need to activate the generators. Ok, dobbiamo attivare il generatore che si trova qui sotto. 5 metri. Io normalmente, ragazzi, mi do un'occhiata in giro, che male non è. Però aspettate, generatore 5 metri. 3 metri, 2 metri, ma è questo? Aspetta, però adesso mi sono reso conto che quando... eccolo qui.
quando uso RB consuma molto più ossigeno. Dai, è giovane, tira, 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 tira. A posto. Apri la porta. Allora, qui è bloccato. Ok, done. We have power. Allora, la porta si è sbloccata, però aspetta. Possiamo andare anche a vedere lì? Se magari, non so, tante di quelle volte si sarà aperto. Oddio, può anche darsi che si sia aperto. Però con due tacche di ossigeno, che ci facciamo? No, qui no. Va bene, va bene. Comunque. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Naturalmente, ragazzi, compatibile anche con il pad. Quindi secondo me è meglio giocarlo con il pad che non con mouse e tastiera. Allora, aspetta che qua abbiamo dell'altro metallo. Shiny. Ok, perfetto. Poi dopo, ragazzi, capiremo che cosa farci con sto metallo. Occhio. How big is this place? Big. It's the hub for a load of the systems in these parts. The garage itself is another part of the facility. See that door beneath the fans? Che cacchio? I'm gonna have to swim to it. You're going to have to swim to it. How much air does this suit have again? Enough. Look, if you get stuck, we'll send a drone after you. They've picked up worse. Dobbiamo essere sicuri di sta cosa? Raggiungi l'hangar, ma non lo posso raggiungere perché il ponte è spaccato. Come faccio? Una di plastica. Inquinamento da plastica. Tartarughe che rimangono incastrate negli anelli dei portalattine o forche che o fuche che muoiono soffocate dai tappi di bottiglia. Ogni pezzo di plastica è un potenziale assassino. Si pensa che negli oceani siano presenti tra i 75 e i 200 milioni di tonnellate di plastica. Emma ha detto che corrispondono quasi a 25 miliardi di microparticelle di plastica. Madonna. Vabbè. Comunque. Allora, premi Y per nuotare. Ok. Ah, ok. We're doing this. Madonna, guarda qua che figata. That suit's pretty hardy, so don't worry about poking any holes in it. Aspetta, no, aspetta, dove vai? Occhio alle laggate, occhio che qua si muore. Aspetta, non sapevo, ragazzi, che potevamo pure nuotare. Premi Y per atterrare. Ma se mi scende, dove vai? Devi andare giù. Ok. A posto. Dai, che figata. È una figata pazzesca, ragazzi. Ok, another door. Hang on there a moment. Time for what the boys in HR call a learning opportunity. If you're sure. Allora, prendi il cilindro di ossigeno. Where's all this coming from? Uno di metallo. Allora, cilindro di ossigeno. Aspetta che qua c'è dell'altra plastica. Vabbè, l'inquinamento da plastica ce l'abbiamo trovato. Il cilindro di ossigeno, dov'è? Premi Y per nuotare. Ma perché dobbiamo andare su? Ma vabbè, ma tanto credo che ci poteva arrivare benissimamente anche con le scale. Oxygen stick. Two steps ahead, as usual. I forgot they integrated them into the training. Pretty impressive stuff, Tim. In suit oxygen resupply. You have no idea how much of a headache those things were to get working. Aspetta. Ah, così ci ricarichiamo. Hai capito. Committed to a minimum impact operation. Also, you never know, might come in handy. Aspetta, però non abbiamo visto bene qui sotto. Vabbè, credo che qua, ragazzi, non c'è più niente. Ah no, è vero, non può arrampicarsi qua perché... Oh no. Why walk when you can swim?
Giustamente, giovane, c'hai pure ragione, dai. Aspetta però che non mi trovo. Aspetta un attimo che faccio fatica. Olè, c'è un'altra scala qua. Nulla, va bene. Quindi allora hai capito, così in pratica ci riforniamo di ossigeno. Aspetta, occhio a ste laggate. Come detto ragazzi, ogni tanto c'ho un po' di lag, ma non ci posso fare niente. Allora, vai così. Stop's a good one. Head on through to the garage. Getting a little claustrophobic in here. Wait, are you telling me they haven't put the wallpaper up? Oh, Stan, it's lovely. Clouds and little birds. Soothing. Very funny. Ok ragazzi, allora, visto e considerato che... The moon, pride of the Unitrench fleet. Really? No, she's a piece of junk, but good enough for the likes of you. Really helps the crushing anxiety, old man. I'm joking. She's a solid piece of kit. Now you're a fully qualified Unitrench service diver, we spared no expense. Well, we thought she might come in handy. You'll have to decouple those clamps first, obviously. A couple of buttons on each side there, you know the drill. Ok ragazzi, allora, visto e considerato che comunque sia mi ha salvato la partita, non vorrei fare video troppo lunghi ragazzi, quindi questo primo episodio ve lo vorrei caricare il prima possibile di questo nuovo titolo. E niente ragazzi, detto questo io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete questo video per poter aiutare la serie e il canale a crescere, e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Un saluto a tutti da Harry Doctor, ciao a tutti ragazzi!